La vera storia di questo pianeta è stata eliminata dalla Elite. Fin dall'inizio del monoteismo ci fu la ridicolizzazione e l'ostracismo, così come la proibizione per alcune culture di praticare religioni pagane. Si sono imposte bugie a tutte le civiltà. Dobbiamo chiederci perché i poderosi imperi che si sono sentiti minacciati dal paganesimo hanno castigato l'esercizio di tali religioni con la morte. Questa minaccia non ha fine con l'impero romano. Basta guardare a come la Fondazione d'America, con ordinanza del Regno Unito, annientò le tribù native americane indiscriminatamente. Anche il Regno Unito ha finora praticato brutali forme di genocidio in Africa, India, Nuova Zelanda, Nuova Guinea e in molti altri luoghi dove ancora esistevano tribù pagane. Timor Est è stato uno dei più brutali genocidi della storia, guidato dal finanziamento delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti durante l'amministrazione Carter. Ford e Kissinger visitarono Giacarta, penso che sia stato il 5 dicembre. Sappiamo che chiesero all'Indonesia di ritardare l'invasione perché era troppo imbarazzante e nel giro di poche ore dopo la loro partenza, l'invasione è iniziata il 7 dicembre. Quello che è accaduto il 7 dicembre del 1975 è uno dei peggiori eventi nella storia. Nelle prime ore del mattino iniziarono a bombardare Dili. Il numero di soldati dispiegati in Dili che attaccarono quel giorno superò l'intera popolazione della città e per 2 o 3 settimane uccisero le persone indiscriminatamente. I timoresi fuggirono a migliaia nella giungla. L'Indonesia istituì centri di accoglienza per la popolazione di Timor. Alla fine del 1977, l'Indonesia istituì centri di accoglienza per la popolazione di Timor che emergevano dalla giungla sventolando bandiere bianche. Coloro che sono stati considerati informatori o sospettati di appartenere alla Fretilin o un partito di opposizione furono immediatamente assassinati. Catturarono le mogli e le portarono via in elicottero da Dili per essere usate dai militari indonesiani. Uccisero bambini e neonati. Ma in quei giorni la loro più potente strategia e arma fu la fame. Nel 1978 si cominciò a valutare il livello del genocidio. La Chiesa e altre fonti stimano circa 200.000 persone uccise. Gli Stati Uniti hanno approvato questa invasione nel corso del tempo e hanno fornito il 90% delle armi. Immediatamente dopo l'invasione, l'invio di armi è stato rafforzato. Quando l'Indonesia si lamentò per la mancanza di armi nel 1978, l'amministrazione Carter reagì aumentando la vendita di armi. Altri paesi occidentali hanno fatto lo stesso, Canada, Inghilterra, Olanda. Chiunque voleva guadagnare denaro negoziava con questo paese, assassinando sempre più timoresi. L'ultima cosa che vogliamo è un'elite sovrana, un gruppo dirigente o una tribù che sia un positivo esempio per gli altri. È importante segnalare che i seguaci delle religioni monoteiste non hanno colpa, in quanto non tutti sono membri della framassoneria, dell'agenzia intelligence o dell'ordine della fratellanza, o organizzazioni politiche che lavorano per questa agenda esoterica in tutti i livelli della società. È difficile per le persone capire che il paganesimo non è più pericoloso che capire i procedimenti chirurgici. La conoscenza può essere molto utile se applicata correttamente, ma può anche essere molto pericolosa se utilizzata impropriamente o se ne abusi. Dovete capire che la maggior parte di questi problemi non sono dovuti ad errori, ma ad un disegno. La maggior parte delle persone non capisce come i colori, l'uso di parole e frasi e i cicli di vita sono utilizzati come talismani per influenzare gli umani a livello emotivo e spirituale. I colori sono utilizzati in modo ipnotico in ogni canale, notizia e pubblicità aziendale. Le catene di fast food spesso utilizzano vivaci rossi, gialli e bianchi nei loro ristoranti per rendere i clienti affrettati e inquieti. Questo fa sì che l'entrata e l'uscita dei clienti sia molto rapida, incrementando le vendite. I migliori ristoranti, invece, utilizzano i colori naturali e della terra.
verde morbido, blu e marrone, per lenire i sensi e rendere lungo e tranquillo il pasto. Lo stesso vale per la musica utilizzata in questi stabilimenti. Certe note o sequenze musicali possono stimolare rilassando o eccitando il corpo senza saperlo. L'industria musicale va al di là e utilizza i ritmi naturali del cuore per determinare il ritmo della musica pop. Per questo sono in genere utilizzati 72 bpm per la musica pop. La musica non è un prodotto della cultura. Nel 1986 l'Accademia Nazionale della Scienza ha scoperto che i bambini preferiscono suoni consonantici come la quinta musicale ai suoni dissonanti che appartengono ad altre armonie. Questo è solo un esempio della nostra naturale capacità di capire il suono. Pertanto, si deve fare molta attenzione quando si lascia un bambino di fronte alla televisione o allo stereo. Quelli che credono che i bambini non possono capire la violenza sugli schermi o l'aggressione nella musica, perché ragionano solo con il lato sinistro del cervello, sappiano che il bambino non può capire condizioni razionali o azioni che vede sullo schermo, però la parte destra del cervello, anche nei bambini, può comprendere assolutamente tutto nel suo ambiente immediato, perché tutto è trasmesso ad una frequenza specifica che può incidere a livello subatomico. La scienza ha dimostrato che una certa frequenza di vibrazione è essenziale per la salute della vegetazione. Studi svolti in molti ecosistemi dimostrano che quando una specie si estingue o cambia posizione, un'altra specie sostituisce il suo nido ecologico, cambiando il suo modello sonoro per adattare la forma armonica alle vibrazioni necessarie a far sì che la vita prosperi. Tutti i talismani conosciuti sono utilizzati dalle imprese e mezzi di comunicazione. Anche le parole sono utilizzate per suscitare alcune emozioni nella psiche. Quando una persona normale ascolta parole come terrore, bombardamento, sparo, criminalità, guerra, omicidio, il corpo e la mente rispondono con maggior vigilanza e attenzione. E quando gli eventi come l'assassinio dei principali leader, attentati, terrorismo o guerre accadono su larga scala in tutto il mondo, il corpo reagisce differentemente in diversi tempi segnati biologicamente e astrologicamente. I tragici eventi legati alla setta dei Davidiani di Waco e gli attentati di Oklahoma sono costati la vita di uomini, donne e bambini che sono morti il 19 aprile in un incendio. Tale data corrisponde a una festa pagana dove si sacrificavano gli uomini nel fuoco. I tragici eventi dell'11 settembre 2001 corrispondono alla data di 6 IMOX del calendario Maya, che rappresenta una notevole evoluzione. E quando gli Stati Uniti attaccarono l'Afghanistan il 7 ottobre del 2001, era il 6K del calendario Maya, che rappresentano l'equilibrio. Dovete capire che queste non sono previsioni o profezie. I Maya semplicemente conoscevano i cicli naturali. Ecco perché questi eventi non sono casuali. Basti vedere il risultato delle principali decisioni politiche negli Stati Uniti attraverso la fondazione dell'ONU per ottenere una visione dell'obiettivo finale. Ciascuna delle grandi guerre, uccisioni, attentati terroristici e violazioni della sicurezza hanno sempre due temi specifici comuni. Primo, lo sfortunato evento corre nella rete mondiale delle notizie, spaventando e facendo arrabbiare il pubblico. Secondo, il risultato, non importa cosa, è sempre l'espansione del governo e la distruzione delle libertà costituzionali. Non importa quali siano le scuse o le spiegazioni, il risultato dice sempre la verità. Un bambino può scegliere le migliori scuse ogni volta che è troppo malato per frequentare la scuola. Ma se succede sempre lo stesso giorno che ha un esame, la verità si è rivelata dai risultati. I principali mezzi di comunicazione possono fornire tutte le spiegazioni sul perché si è dichiarato guerra, ci sono omicidi o sono stati fatti attentati terroristici. Ma se tutto ciò termina con l'espansione del governo e la distruzione dei diritti costituzionali, la verità si è rivelata dai risultati. E visto che la maggior parte delle persone non conoscono i cicli biologici della natura e dell'uomo, sta diventando sempre più difficile per loro accettare che questi sviluppi non sono affatto un incidente.